sul profilo LinkedIn. Che foto ci metto? E sul sito? Se stai pensando di usare la foto fatta al matrimonio di tuo cugino o quella di quest'estate al mare, ti prego, fermati e ascolta i consigli della donna che ho intervistato oggi. Sigla! Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. Questo podcast ascolterà le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire «Lavoro da casa!» Vi è mai capitato di imbattervi in quei profili social con quelle foto, diciamo così, un po' troppo impostate o peggio ancora, di chi pensa che la sua foto in abito da cerimonia sia perfetta per i suoi profili sui social network? Insieme alla protagonista di oggi capiremo come raccontare noi stessi e quello che facciamo attraverso le immagini con consigli e tecniche molto pratiche che permetteranno a chiunque di scattare foto a prova di personal branding. Prima di passare all'intervista vi ricordo come sempre, se non l'avete già fatto, di unirvi al canale Telegram di Lavoro da Casa andando su www.audrabertolone.it/lavorodacasa per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate e per ricevere qualche contenuto extra a tema lavoro da casa. E adesso vi lascio all'ascolto dell'intervista. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Lavoro da Casa. Oggi sono in compagnia di Sharon Sala. Ciao Sharon, benvenuta! Ciao, grazie mille, ciao a tutti! Cara, senti, raccontaci subito chi sei e che cosa fai nella tua vita professionale. Allora, io sono una fotografa di branding, praticamente ho scelto questo genere fotografico molto specialistico proprio perché mi piace aiutare professionisti, imprenditori, manager a raccontarsi attraverso le immagini, perché spesso tutti noi abbiamo bisogno appunto di comunicare chi siamo attraverso il sito, i social, la comunicazione anche classica, ancora cartacea, dove andiamo a affiancare dei contenuti testuali e delle immagini, e pertanto io aiuto a realizzare un corredo di foto che racconta proprio chi è il professionista, chi è l'imprenditore, no? Dal ritratto a realizzare proprio scene di lavoro, di quotidiane, pertanto foto mentre il professionista o l'imprenditore lavora, mentre incontra dei clienti, come si approccia al cliente e come svolge la sua attività quotidianamente, proprio perché così ha proprio veramente un corredo di immagini che può utilizzare per tutta la sua comunicazione a 360 gradi. Molto interessante, davvero, effettivamente è un lato del proprio personal branding, del branding in generale, che a volte viene sottovalutato, vero Sharon? Perché uno dice, ciao va che prendo un paio di foto che ho fatto, non so, in maniera fai da te, le metto sul sito, le metto su Instagram e funziona, però sappiamo che non è proprio così. No, sì, è vero, infatti chi lavora in proprio, chi è un imprenditore, spesso sottovaluta l'aspetto delle immagini e come dici tu proprio si concentrano sul logo, sulla realizzazione del sito, sulla realizzazione dei contenuti testuali, insomma dei servizi da metterci dentro, ma poi dice per le foto vabbè pesco dall'archivio, che ne so, le foto del cellulare, le foto che mi ha fatto qualcuno, non so, sono andato in evento, c'era un fotografo, ha fatto due foto, gliele chiedo, insomma mettono insieme però un po' diciamo così di pezzi diversi, no, che non hanno uno stile uniforme e comune, e lo sottovalutano perché danno poca importanza alle immagini, invece oggi come oggi, ma anche prima, l'immagine è importantissima perché intanto il nostro cervello registra le immagini di tipo visuale 60.000 volte più velocemente di quelle di tipo testuale. Proprio veniamo attratti dall'immagine, perciò noi quando abbiamo un contenuto la prima cosa che guardiamo è la foto e poi andiamo a leggere il testo. È importante quando ci presentiamo sia sui social che su tutti i nostri canali di comunicazione, sito eccetera, avere una buona immagine che sappia raccontare chi siamo, in modo da
catturare l'attenzione e poi a quel punto dare alla persona la possibilità di leggere il nostro contenuto. Banalmente, anche di persona, quando incontriamo una persona a un evento o incontriamo un cliente che andiamo a un appuntamento, quella persona si fa un'idea di noi già nei primi 7 secondi in cui ci incontra e noi non abbiamo ancora parlato, non abbiamo neanche detto ciao chi sono, ok? Perché ci guarda e di come siamo vestiti, in come ci stiamo presentando, trasmette un messaggio. Il problema è che se noi ci presentiamo male visivamente, sia di persona che con le foto online, poi riconquistare, diciamo così, un'immagine diversa richiede più tempo. Pertanto, se invece noi ci presentiamo bene, l'altra parte, l'interlocutore, è già predisposto ad ascoltarci in maniera positiva. È fondamentale, anche banalmente, ci sono anche dati statistici che ti mostrano, per esempio, su LinkedIn. Quando noi facciamo una richiesta di contatto a una persona, se tu ti presenti con una foto profilo ben fatta, sotto professionale, che comunica veramente chi sei, hai il 20% delle possibilità in più che la tua richiesta di contatto venga accettata. Perciò, ecco, non sottovalutiamo la potenza e la forza di un messaggio comunicativo visuale. E senti, Sharon, nella tua vita professionale, come sei arrivata a fare questa professione e soprattutto poi a decidere di specializzarti nel campo del branding? Allora, io mi sono diplomata come grafico pubblicitario e, diciamo così, all'interno tra le materie studiate, fortunatamente io ho fatto fotografia per ben 5 anni. La classica fotografia proprio di una volta, perciò pellicola, studio fotografico, sviluppo del negativo e quant'altro. Non ho subito svolto la professione del fotografo perché a 20 anni paragonavo me ai grandi fotografi come so, Bresson, e logicamente tra me e loro un abisso, no? Dicevo, ma io non sono brava come questi qua, non posso fare il fotografo. Però in quel tempo, che si parla del 99, c'era internet, e internet cominciò ad arrivare nelle case di tutte le famiglie, con le vecchie connessioni alla 56K, i vecchi Sì. modem, che facevano quel rumore pazzesco per quando prendevano la linea. E capii che lì c'era il futuro. Pertanto dico, vabbè, ho fatto grafica, c'è un mondo nella grafica comunque sul web, che era il web designer, ho cominciato fatto a buttarmi in quel campo. Pertanto io ho cominciato a lavorare nelle agenzie di comunicazione. Ho lavorato per anni nelle agenzie di comunicazione, nelle case editoriali, e pertanto io ho cominciato ad approcciare tutto quel mondo che è la comunicazione online. Addirittura io sono stata quella che nel 2007 si è iscritta ai social network come Twitter, Facebook, io usavo le chat, i blog, i forum, cioè veramente ero una persona che gli piace scoprire come funzionano le cose. Da piccola ho smontato anche il grillo parlante per sapere come era fatto e capire come era fatto e come funzionava. Cioè, nella mia testa io volevo smontare le cose per vedere come funzionavano. E questo mi è rimasto, sempre. Io ho sempre messo le mani in pasta, sempre stato un po' un tecnico che deve scoprire le cose, come funzionano dietro, per poterle poi fare o quantomeno capire come funzionano e poi poterle rifare in qualche altro modo. Ho lavorato veramente nella comunicazione per tantissimi anni, portando avanti però di pari passo la fotografia, aggiornandomi, facendo corsi, workshop e cominciando a fare anche i primi lavori, no? Proprio di fotografia, amici, parenti e conoscenti che chiedevano foto, sempre un po' abbinato la fotografia, che principalmente era ritratto, eventi, eccetera, alla comunicazione. E a un certo punto ho detto: so che posso fotografare, me lo chiedono, mi pagano per farlo. La parte della comunicazione mi è sempre piaciuta tantissimo e sono molto convinta di sa che sia importante saper comunicare chi siamo e anche saperci raccontare, no? Pertanto ho unito i pezzi, insomma, del puzzle e ho deciso di specializzarmi in questo, perché quello che vedo spesso in giro è bravissimi fotografi che probabilmente vengono dal ritratto, vengono da altri generi di fotografie e tentano anche loro di fare fotografie di branding, però è diverso che fare un bel ritratto e invece proporre un'immagine che sappia comunicare, ok? Perché io quel lavoro che faccio io con il cliente, il primo passo è parlarci e dirgli: ok, raccontami chi sei, raccontami chi è il tuo target, cioè chi è il tuo potenziale cliente.
E qual è il messaggio che vuoi comunicare? Perché la foto che voglio realizzare non è una foto bella, ma deve essere una foto funzionale allo scopo che arrivi un certo messaggio al tuo cliente. Perciò sono arrivata proprio a mettere insieme anni di comunicazione, passione della comunicazione alla fotografia che ha questa grande forza di saper trasmettere un messaggio che va al di là spesso anche di tantissime parole. Bene, quindi è un percorso che è iniziato in un modo, ma che non si è scostato poi così tanto da quello che poi fa. È stato un percorso fluido, no? Da quello che ci hai raccontato, Sharon. Sì, abbastanza. È stato un percorso naturale, nel senso che ho abbinato veramente due cose: un percorso appunto professionale che ho fatto da una parte, dalla passione che ho portato avanti per anni, e alla fine ho detto tramutiamola in un lavoro vero e proprio, mettendo insieme competenze acquisite in un'attività professionale come project manager che facevo prima. Ed è servito perché comunque fare un fotografo vuol dire anche essere molto ben organizzati. Certamente, anche poi quando si lavora in proprio in generale, no? L'organizzazione è importantissima. E infatti, proprio di questo volevo chiederti, rispetto a quando lavoravi presso le agenzie e poi sei passata a lavorare per te stessa, Sì. come è cambiato e quali difficoltà, se ce ne sono state, hai incontrato nel passaggio? Beh, sicuramente quando lavori per un'agenzia, all'interno dell'agenzia ci sono tantissime figure professionali e ognuna si svolge il proprio pezzettino di lavoro. Lavorare in proprio invece vuol dire ogni giorno indossare più di un cappello, cioè una volta sono responsabile commerciale, una volta sono quella che fa le fatture, una volta sono quella che deve gestire gli appuntamenti, piuttosto che occuparsi della parte, diciamo così, di marketing. Pertanto ti trovi, insomma, a dover, come libero professionista, a dover ricoprire tantissimi ruoli che invece all'interno di un'azienda strutturata ci sono delle persone che ognuno fa il suo pezzetto, diciamo, e poi Certo. ci si mesce. Quella sicuramente potrebbe essere, ecco, la difficoltà maggiore che uno può incontrare, ma più che altro anche lì è stato semplicemente di sapersi organizzare bene, dividersi bene, diciamo così, i giorni della settimana per ogni ruolo, perché se ogni giorno cambio cappello, insomma, poi è faticoso portare avanti l'attività. Se forse ogni giorno faccio, sono tre persone o quattro persone contemporaneamente, insomma, un po' un problema, devo dire, ti perdi qualche pezzetto. Quindi tu consigli di fare una cosa, cioè ogni giorno dedicarsi a un aspetto diverso del proprio business? Non so, il lunedì amministrazione, il martedì programmazione sui social, cose così? Ma sì, io sto usando questo sistema e in effetti mi sta aiutando perché all'inizio, come qualsiasi libero professionista, ogni giorno mettevo più cappelli, facevo, diciamo, 10 minuti di email, 10 minuti di social, 10 minuti di quant'altro, però facevo milioni di robe ed era faticoso, anche per il cervello per un po' è faticoso. Invece andare un po' a compartimenti, diciamo così, stagni, e cercare di concentrare o la singola giornata o la mezza giornata solo su un'attività, diciamo che mi aiuta a meno so che, non so, venerdì, che ne so, mattina faccio tutte le fatture, so che il giorno è dedicato a quello e non ci penso durante la settimana, perché sennò hai poi mille task nel cervello aperti, no? Che ti devi ricordare di fare quello, di fare quest'altro, invece se dedicando le giornate, le mezze giornate, so che quel giorno è dedicato a quello e non devo pensarci più gli altri giorni. A me aiuta tantissimo dal punto di vista organizzativo, proprio perché ho anche giorni dedicati agli appuntamenti, giorni dedicati alle call, così almeno faccio un po'. Non sono rigidissima, sono abbastanza elastica, però diciamo così, avere giorni dedicati aiuta a organizzarsi secondo me meglio, sia mentalmente, sia anche lavorativamente, perché in questa maniera non ti perdi in giro qualcosa. Senti Sharon, ma partiamo da quello che fai tu, no? Che è ovviamente la fotografia per il branding, posso riassumerla così. Quali consigli ti sentiresti di dare alle persone che magari sono all'inizio di un'attività, magari l'attività è già avviata, ma vogliono dare una revisionata al sito, alla propria immagine online, eccetera? Uno, da dove deve partire? Sicuramente la cosa migliore sarebbe affidarsi a un professionista.
Ma se uno non avesse magari la possibilità, perché magari all'inizio dell'attività vuole un pochettino contenere i costi, hai qualche consiglio da dare per impostare la propria immagine online? Ma sì, quello assolutamente sì. Allora, se siamo il libero professionista che sta iniziando l'attività, già ha tantissimi costi da dover affrontare, perché non so, deve fare il logo, deve scrivere i contenuti, deve fare tutto, non so, il bella visita del sito e quant'altro. E posso capire che spesso le foto sono forse quella spesa in più che dice vabbè, le faccio in un secondo momento, no? Intanto vedo da arrangiarmi. Allora, sicuramente i consigli che posso dare se uno vuole iniziare da solo a farsi delle foto, soprattutto per esempio la foto di ritratto, che poi è quella foto che viene usata per la pagina so, chi sono del sito, piuttosto che per tutti i profili social, è cercare di fare un buon ritratto in primo piano e ben illuminato. Pertanto non mettersi in controluce, perché è una cosa che vedo spesso, cioè diciamola, non mettetevi in controluce. Questo vuol dire che non dovete stare per forza fuori all'aperto con il sole sopra la testa a mezzogiorno, belli sotto il sole, no, anche questo ve lo sconsiglio, perché per esempio le foto sotto al sole non sono assolutamente consigliate, perché sotto gli occhi, la parte appunto degli occhiaie e sotto al naso si creano delle ombre molto scure, molto forti, che vanno ad accentuare maggiormente appunto se si hanno un po' di appunto di occhiaie questi diciamo così difettucci. Consiglio intanto, ben illuminato il viso, io consiglio intanto di fare la foto o se siamo in esterna all'ombra sotto un albero, oppure basta raggirare l'angolo di un palazzo ed essere piuttosto all'ombra, in modo dove la luce non ci arriva proprio in maniera diretta, ma ci arriva in maniera riflessa da quello che potrebbe essere l'asfalto, il pavimento, la parete di un muro, e pertanto molto più morbida, e il termine tecnico, diciamo, noi fotografi è diffusa. Vuol dire che così non abbiamo ombre forti e nette sul volto, invece molto più morbide, e abbiamo il viso ben illuminato, appunto con queste ombre morbide che non vanno ad accentuare profondità, come appunto le occhiaie che non vogliamo andare ad accentuare. Al contrario, se siamo in casa, l'altro consiglio è mettersi vicino a una finestra e sfruttare eventualmente, se siamo delle tende bianche, proprio come elemento di filtro della luce che entra, non so, del sole, in modo che arrivi in maniera più indiretta, e anche qua stesso discorso, andiamo a diffondere la luce e non avere delle ombre nette sul volto. Stiamo attenti allo sfondo che abbiamo dietro, meglio avere uno sfondo dietro quando facciamo un ritratto che sia il più neutro possibile, non deve per forza essere la parete bianca se siamo in casa o siamo in esterna, ma non avere dietro, che ne so, troppa confusione. Se siamo in un parco, un cespuglio può andare bene, che ci sia dietro le nostre spalle. Se siamo in casa o sfruttiamo, non so, una libreria o una parete che abbia sì degli oggetti, non so, due quadri appesi, ma non troppe cose, no? Non so, quei mobili con 1000 suppelletti lì sopra. Ok, perché non la vetrina delle bomboniere, quella non va, esatto, bene, quindi ok. Perché cosa succede? Che poi, cioè, noi che siamo il soggetto andiamo a confonderci con quello che c'è dietro di noi, o comunque ci sono troppi elementi di distrazione dietro di noi, ok? Pertanto cerchiamo di avere una foto il più, diciamo, che abbia un fondo appunto più neutro possibile, il più semplice possibile, in modo che non sia qualcosa che distrae o comunque rende poi il soggetto parte uniforme dello sfondo e non risalta invece confronto allo sfondo. La foto può essere fatta anche tranquillamente con un cellulare, mi raccomando, per il web va più che bene, nel senso, per la stampa potrebbe, ecco, non avere un'altissima qualità, però se dovete farla solo per il web va benissimo anche un cellulare. Vi ricordo di pulire l'obiettivo del cellulare, perché spesso noi prendendolo in mano lo sporchiamo. Qua ti fermo subito, come si pulisce l'obiettivo? Allora, che per me è sempre, vado lì col pannetto, poi dico, ma se poi lo rigolo, lo rovino? No, se hai il panno quello degli occhiali va benissimo. Ok. Il panno degli occhiali, se non ce l'avete, ma avete indosso una maglietta di cotone, un tessuto di cotone, va benissimo. Ah, ok, quindi mezzi classici, non cose particolari, no, tipo pennellini. Vabbè,
No, da quello cioè, la macchina, il pennellino in verità sarebbe pulire il sensore della macchina fotografica. Ma anche l'obiettivo della macchina fotografica c'è cioè il panno che è veramente uguale, identico a quello per gli occhiali, si pulisce la lente e basta. Cioè. Poi sì, se vuoi fare una pulizia approfondita ci puoi trovare anche dei prodotti apposta, ma giusto per togliere quell'effetto alone, perché non so se ti è mai capitato, quando hai le foto col cellulare ti accorgi che sembrano un po' l'effetto nebbia le foto, è Ma perché non è guarda, a pulito. me mi sa che per come faccio io le foto hanno l'effetto nebbia anche se sono totalmente pulite le lenti. Ok. Quindi pulire l'obiettivo, dicevi poi? E poi farsi aiutare da qualcuno. Quello è l'altro aspetto fondamentale, nel senso trovare qualcuno che ti dà una mano a fare la foto, perché capisco che da soli non è facile. Allora, se trovi qualcuno che ti dà una mano, che quantomeno possa inquadrare, dirti sì, spostati un po' più a destra, piuttosto che spostati un pochino più a sinistra, metterti a fuoco e scattare la foto di ritratto, almeno comunque quella ce l'hai, è un bene. Se no, eventualmente, se non hai nessuno che ti possa aiutare in questa operazione, trovare un piano d'appoggio o se si ha un cavalletto con l'attacco per il cellulare per il cavalletto, e poi lì si possono impostare o i secondi oppure avere un telecomando per farsi aiutare a fare la foto. Quindi, cioè, già qua vuol dire avere un minimo di, diciamo così, attrezzatura. Però se già si trova, che ne so, il marito, fidanzato, l'amica, il fratello, ecco, ti dà una mano a fare la foto, già è meglio, diciamoci così. Poi si può sfruttare anche le occasioni quando lavoriamo per farci le foto. Quando le classiche foto, che ne so, se siamo al computer, che stiamo scrivendo punti sull'agenda, piuttosto che stiamo fuori, stiamo prendendo un caffè al bar mentre aspettiamo un cliente. Sono foto che se riusciamo a avere sempre qualcuno che ci supporta e ce le può fare, sono altre foto che possiamo utilizzare per la nostra comunicazione. Senti Sharon, ma nelle foto, soprattutto nella foto che poi va a finire nella foto profilo, about page, eccetera, è meglio sorridere oppure fare la faccia quella seria? No, meglio sorridere perché il sorriso è molto più friendly, è molto più amichevole, abbatte un po' le barriere. Perché giustamente quando ci presentiamo siamo persone che si muovono, parlano, sorridono e poi anche perché dobbiamo avvicinare insomma il nostro pubblico. Pertanto un sorriso che non sia la risata sguaiata, ma un sorriso, mezzo sorriso vanno benissimo, ti rendono veramente molto più amichevole, molto più alla mano e forse è anche più, diciamo così, facile da essere contattato perché logico. Non mettersi in posa serio con le classiche braccia incrociate davanti al petto, perché danno molto un messaggio di chiusura. Per tanto trovare più, appunto, essere sorridenti. Non so, se vogliamo fare una foto che siamo seduti, possiamo appoggiare le mani, le braccia, le mani sulle gambe, oppure se abbiamo un tavolo davanti a noi, appoggiarle sul tavolo. Se invece siamo in piedi, cerchiamo sempre di metterci come posa. Con un braccio leggermente appoggiato su un fianco e l'altro giù, che aiuta, e con la postura del corpo non proprio dritta verso l'obiettivo, ma leggermente a tre quarti, no? Perché comunque è non so, con una gamba avanti e una gamba indietro. Quelle aiutano, per esempio, a dare anche movimento al corpo, non sembrare troppo rigidi e impostati. Poi la foto profilo, ribadisco, e la foto che va nella pagina about del sito deve essere un ritratto, pertanto non ci interessa avere una figura foto intera. Però la postura del corpo è importante perché anche se noi prendiamo solo un primo piano, un mezzo busto, la postura del corpo è importante perché dà un po' di movimento al tutto, anche a tutta la muscolatura. Sorridiamo, però, ecco, non stiamo fermi rigidi un minuto e mezzo Che in quella posa, perché poi parli come i ventrilo qui, mi sembra si dica. esatto. Che, allora è finito, no? Esatto. Hai Ok. scattato questa foto. No, facciamo così. Questa è un'altra cosa che sconsiglio, ma lo fa anche tutti i miei clienti, è non li tengo mai in posa, perché se uno rimane in posa si irrigidisce. Un'altra cosa, uno di solito quando si mette in posa fa una cosa che smette di respirare senza neanche accorgersene. Lo fanno praticamente tutti. Invece rimanete assolti, parlate, muovetevi. Quando la persona che vi sta aiutando a fare la foto è pronta a scattare, allora voi a quel punto mettete in posa. Ok? Non prima, non dopo. Mettetevi d'accordo, tanto
sentite due persone e potete tranquillamente parlare, perciò dialogate. Quando l'altro dice ok, l'inquadratura posso, sono bello fermo, mettiti in posa che scatto, tu ti metti in posa e la persona scatta. Ecco, se le fate col cellulare, vi chiedo di stare qualche secondo più fermi in posa perché il cellulare ha un tempo di scatto molto più lento confronto a una macchina fotografica. So, contate fino a 5. State fermi in posa, contate fino a 5 e poi potete rilassarvi. Evitiamo il morso, diciamo. Bene, quindi ricapitolando, diciamo, fatto ritratto con un mezzo sorriso, una roba che sia un po' a metà strada tra la fototessera e ho vinto alla lotteria, e poi. E poi, Esempio. esatto, per esempio, e poi ecco, non sembrare dei tronchi di pino quando si fanno le altre foto o quando ci si ritrae magari mentre stiamo lavorando, stiamo incontrando qualcuno, qualche cliente, eccetera. Quindi direi ottimi consigli da mettere in pratica anche per chi, come la sottoscritta, è una frana in ambito fotografia, però c'è sempre, margine di miglioramento ce n'è sempre. Ma no, Andiamo quello sempre, assolutamente. No, capisco che all'inizio c'è tutta la fase dell'imbarazzo. Ci sta, perché una persona che non è abituata davanti a un obiettivo si sente veramente imbarazzata, perché davanti all'obiettivo, soprattutto una macchina fotografica, si ha un po' la percezione di avere qualcuno che ti punta, tra virgolette, una pistola a livello psicologico, no? Ti senti un po' sì. aggredita. E in verità quello che consiglio è abituarsi, nel senso chiedere spesso alle persone di farci le foto, proprio perché così ci abituiamo all'ottica, a qualcuno che ci fa una foto, perché se no nessuno ci fa mai la foto, per esempio, banalmente. Logico, io sono un fotografo, no, nessuno che mi fa le foto, però se le persone ci fotografano e spesso, pian piano ci abituiamo e ci sciogliamo. Banalmente anche con le mie clienti, io dico sempre, i primi 30 scatti io li butto, perché so che ci vuole quel lasso di tempo, perché lei si abitui a essere fotografata e a rilassarsi. Poi Certo. spesso i clienti arrivano a tipo, dopo la prima ora di scatti, si sono così abituati che ci prendono gusto. Addirittura l'ultima cliente di settimana scorsa mi ha detto: no, è stato divertente, ma lo facciamo anche domani. Sì, perché poi all'inizio c'è quel momento vergogna, no? Anche quando magari ti scatti il selfie, no? Ti senti un po' scema all'inizio, non, cioè, o sei abituata a fare quelle foto pubblicate su certi profili di Instagram, per dire, quelli con la bocca a culetto di gallina, tanto per intenderci. Che è il classico che tu vedi su quei profili anche da VIP, eccetera. Altrimenti, se vuoi fare una foto semiseria, semiconsona, diciamo, da sola, ti senti sempre, almeno io mi sento sempre un po' cretina, no? Dico, vabbè, sta foto da sola. Però piano piano, dopo un po' che ne fai, ti abitui e dici, vabbè, dai, incominci forse anche a guardare un po' meno i difetti, no? Cioè, ovvio che la foto è naturale, non è che deve per forza avere l'effetto Photoshop, no? Quindi ti devi un po' No, abituare assolutamente. con. Però ovviamente è una questione di abitudine anche il farsi fotografare, no? Dagli Sì, altri. allora io consiglio di farsi fotografare perché farsi i selfie e farsi fotografare sono due robe diverse. Perché noi siamo abituati a guardarci allo specchio, quello che vediamo allo specchio di noi in verità è un'immagine riflessa, ok, ribaltata. Non è l'immagine che in verità noi restituiamo tutti i giorni agli altri, ok? Invece l'immagine fotografica, quella che gli altri ci fanno, è la vera immagine, tra virgolette, che noi mostriamo agli altri tutti i giorni. Sai quando ti capita di vedere le foto di te e dici: ma io non sono questa, non ti riconosci? È proprio perché noi siamo abituati a guardarci lo specchio, ma ribadisco, lo specchio restituisce a noi un'immagine ribaltata di noi stessi, non l'immagine quella, diciamo così, dritta, che vedono gli altri. La foto è l'immagine che gli altri vedono, ok? Perciò farsi fotografare ci permette di abituarsi alla nostra immagine fotografica, oltre ad abituarci a qualcuno che ci fa le foto, ad abituarci che quella
la nostra vera, diciamo, il nostro vero aspetto, tra virgolette, fisico che mostriamo, ok? Cioè, ma ti faccio un caso, cioè, mi è capitato un cliente che quando si guardava allo specchio lui si vedeva il naso storto, ma in verità quando lo guardavo io il naso storto quel difetto non si vedeva. Per esempio, non è che fosse storto in maniera eccessiva, però è vero, quando l'ho guardato allo specchio, in effetti, nello specchio notavi una leggera inclinazione del naso verso una direzione piuttosto che un'altra, ma se lo guardavi frontalmente questa cosa non si vedeva, non si notava, ok? E per quello che dico, il selfie, visto che lo facciamo spesso col cellulare con l'obiettivo frontale, ha la stessa impostazione dello specchio. Per quello che vi consiglio sempre, fatevi fotografare più volte possibili. So che sembra una cosa un po' narcisistica, ma serve per abituarsi veramente alla nostra immagine fotografica, così anche così la prossima volta che ci capiterà di fare un servizio fotografico con un professionista, siamo più così, così abituati a quello di come verremmo in foto, ok? E ci potremo rilassare un pochino di più. Certo, un po' buttiamo via un po' anche la vergogna, l'imbarazzo iniziale. Esatto. Poi veramente se ci prendete gusto è anche divertente alla fine. Io cerco sempre di far divertire i miei clienti sul set fotografico, cerco sempre di fare in modo che vivano l'esperienza in modo che sia più leggero possibile. Professionale sì, ma leggero, perché non deve essere un'angoscia, non deve essere, cioè, una sessione di lavoro pesante, deve essere qualcosa che è divertente che poi ti rimanga anche come bel ricordo. Pertanto è importante che ci divertiamo davanti all'obiettivo. Io dico sempre: non vi preoccupate di come venite, siete belli o brutti, cercate di vivere l'esperienza con divertimento. Perché se una persona si diverte, se una persona è rilassata ed è gioiosa, nelle foto si vede. Se una persona è tesa, nervosa, agitata, si vede. Perché tutte le nostre emozioni le tramutiamo poi in espressioni facciali, in muscoli del viso tirati, tesi. Ok? Se invece ci rilassiamo, tutto il corpo e anche la muscolatura facciale è rilassata e mostra pertanto più gioia. È vero, infatti le foto più belle, almeno quelle che, per quello che è la mia esperienza, vengono quando te le fanno un po' a tradimento, no? No, quelle più naturali, proprio perché secondo me sei naturale, sei in quel momento, non hai la paranoia di oddio mi stanno fotografando, o comunque sei presa magari da altri pensieri o ti stai divertendo, come nel caso poi di un servizio fotografico vero e proprio, e allora a quel punto viene prima il fatto mi sto divertendo e poi secondariamente, oddio, mi stanno pure facendo una foto, quindi. Per quello che se ci abituiamo all'obiettivo, ci abituiamo che c'è qualcuno che ci fotografa, poi impariamo a essere molto più rilassati davanti a un obiettivo, no? Dici, chi se ne frega, cioè, smettiamo di avere quel pensiero negativo, oddio, adesso vengo male, aspetta, adesso verrò un pezzo di legno, no, mi si vedrà il naso storto, che ne so, il doppio mento, cioè, perché poi facciamo l'elenco dei difetti, eh? Perché Sì. quello che facciamo già tutti i giorni è fare l'elenco dei difetti. Oddio, sono guarda lì, ma no, ma sembra troppo grassa, ma no, sembra che c'è un deprimento. Cioè, veramente, poi, lavoro principalmente con le donne, pertanto l'elenco dei difetti è veramente Vabbè, lì lungo. poi. Le autocritiche sono veramente infinite. Sì. E io dico sempre, ma non siamo perfette, siamo bellissime così come siamo, impariamo ad amarci di più. Sì, è vero. Guardarci allo specchio e amarci di più. Una delle cose che amo dire ai miei clienti è prima del servizio fotografico, perché noi fissiamo sempre una data a distanza, non so, di 15 giorni, eccetera. Dico, per tutto il periodo, adesso da qua a quando ci vedremo per fare le foto, ti do un compito. Ti devi mettere davanti allo specchio, invece di fare il solito elenco dei difetti che fai tutti i giorni, tutte le mattine quando ti guardi, fai l'elenco solo dei pregi per 15 giorni. Già le metti psicologicamente su un altro piano.
arrivano già un pochino più cariche, gioiose, diciamo. No, no, è vero. Poi sai cosa ho notato? Anche il fatto di abituarsi a guardare la propria immagine, no? Anche la foto da lontano e da vicino cambia radicalmente la percezione. Invece a volte vedo persone che magari sfogliano le proprie foto e dicono: no, no, ma e secondo me abituarsi a guardarla anche più volte, secondo me, ti abitua un po' l'occhio alla tua immagine. È una Sì, cosa infatti. che a volte vedo mancare, cioè è una cosa che ho fatto anche io su me stessa, no? Ovviamente all'inizio anch'io mi vedevo sempre brutta, con qualche difetto, e no, qua sono venuta male, ho fatto la smorfia, poi alla fine capisci che anche una smorfia è quello che ti appartiene ed è quello che poi ti rende umana, cioè, Assolutamente banalmente. sì. Guarda, faccio anche percorsi di fototerapia insieme a una psicologa e attualmente ne stiamo facendo uno sull'autoritratto con un gruppo di persone e diamo gli esercizi di autofotografarsi sempre usando il cellulare, usando però l'ottica quella posteriore in modo che non si guardino nello schermo e di fare tutta una serie di foto anche con 1000 espressioni facciali, dall'arrabbiata alla triste a quella che urla. Non so, quella stufa, quella felice, in modo da proprio fotografarsi, poi rivedersi e abituarsi proprio a noi, le nostre 1000 espressioni facciali, perché essendo persone non è che siamo ferme e statiche come un'immagine. Quando noi parliamo e incontriamo le persone, ci muoviamo, gesticoliamo, spostiamo il peso del corpo su una gamba piuttosto che l'altra. Le nostre espressioni facciali sono milioni perché in base a quello che diciamo possiamo risultare più serie, più tristi, più arrabbiate, più felici, e pertanto anche il nostro volto cambia espressione costantemente. Dobbiamo abituarci come, proprio a guardarci e a riconoscerci, ma soprattutto a piacerci così, in tutte le nostre 1000 sfaccettature. Bene, senti Sharon, siamo arrivate praticamente alla conclusione delle nostre interviste insieme e a questo punto non ci resta che dirci come facciamo a trovarti se vogliamo chiederti un set, un pacco di fotografie per il nostro Comunque, personal branding grazie. o magari partecipare a questo nuovo progetto insieme alla collega psicologa. Allora, io ho un sito che è sharonsala.it, e poi una volta che mettete su Google Sharon Sala, mi trovate veramente su tutti i canali social. Mi raccomando, non fate confusione con la mia omonima, scrittrice americana, perché lei, boh, credo che ormai a questo punto abbia 80-90 anni. Però ci contendiamo la SERP di Di Google, nel senso Google. che sì, cioè, tutte, mette Sharon Sala, io e lei ci combattiamo le prime posizioni tra me e lei, insomma, siamo lì. Però su Facebook, LinkedIn, Instagram mi trovate come Sharon Sala. Ok, bene, Shannon, grazie di cuore per essere stata con noi. Ci sentiamo presto, alla prossima. Grazie a te, ciao a tutti. Ringrazio ancora tantissimo Sharon che ci ha dato davvero un sacco di dritte per scattare foto efficaci da utilizzare per la nostra comunicazione online. Io mi sono già messa all'opera e ho già scattato un po' di foto. E tu? Fammi sapere com'è andata con le tue foto e se la puntata di oggi ti è piaciuta. Scrivimi via mail a ciochiocciolaudrabertolone.it, su Telegram dove mi trovi come chiocciolaudrabertolone, oppure lasciami la tua recensione su iTunes. Bene, anche per oggi è tutto, io vado avanti con il mio allenamento fotografico, grazie mille e ricorda, fa quello che ami, ama quello che fai. Ciao e ci sentiamo tra un paio di weekend. Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. Questo podcast ascolterà le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire: lavoro da casa!